Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica 23 dicembre 2021. Stiamo andando da ABC Motors a Sassari per provare la nuova Aprilia Touareg 660. Ci vediamo tra poco. Ciao! Siamo qui da ABC Motors a Sassari, siamo in compagnia di del signor Alberto Carboni, responsabile titolare della concessionaria ABC Motors di Sassari, concessionaria Aprilia e tutto il gruppo Piaggio. Quanti anni, quanto tempo è che avete negozio? Siamo l'attività? Già dal 98, perciò sono 23 anni. Beh, un bel po'. Oggi faremo la prova della nuova Touareg, nuovo modello. Io sono cresciuto con la Touareg, il 50, 125, i vari modelli che c'erano. Già da piccolo mi ricordavo che questa moto era il boom dei tre giorni. Entusiasmava prima e adesso speriamo che entusiasmi ancora oggi. Beh, adesso per quanto riguarda un pochettino quello che si è visto e sentito in giro, sembra comunque una moto che stia attirando abbastanza. Tramite il sito Aprilia, dove c'è una promozione per chi fa il preordine per quanto riguarda il nuovo Touareg. Ok, come prezzo? Partiamo da 11.990 più le spese di matricolazione e messa su strada e andiamo a finire a 12.670 per la versione speciale, esattamente. Per la versione speciale, perché infatti hanno fatto, se non sbaglio, ci sono tre colorazioni, la Flow che sarebbe la gialla, la rossa e quella colorazione speciale. E poi la colorazione speciale che appunto ricorda i vecchi colori della Touareg del passato. Esattamente. Qui poi vedo che avete comunque tanti altri modelli, di cui dovrebbe esserci anche qualche cosa di nuovo, se non sbaglio, la Tuono 660. La Tuono 660. Come prezzi? Siamo in promozione anche qua. Il prezzo di listino della Tuono è 10.550 più la messa su strada. La stiamo dando a un prezzo promozionale di 10.000 euro più messa su strada. Abbiamo anche il Tuono Factory 1100 versione 2021, tutti i bei giocattolini per divertirsi un pochettino. E anche qua stiamo facendo un prezzo promozionale di 17.990 più immatricolazione. Poi comunque, oltre alla prima, abbiamo detto che avete tutto il modello gruppo Piaggio, quindi ci sono tanti scooter, tanti modelli. Liberty, modelli. Beverly, Medley, il nuovo scooter Aprilia SXR50, che è uno scooter per i ragazzi, è comodo perché c'è la pedana piatta, tutto a LED ormai. Avete anche un angolo comunque abbigliamento con vari capi per tutti i generi, per tutte le moto, quindi uno praticamente può arrivare qui da voi tranquillamente, prendere la moto, uscire totalmente vestito dalla testa ai piedi, certo, e può trovare tutto. Poi oltre al discorso abbigliamento moto avete anche la parte dell'assistenza come officina, giusto? Assistenza tecnica, Piaggio e Aprilia. Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, siamo pronti, stiamo andando a fare un giro con la nuova Touareg 660 Aprilia, l'abbiamo appena ritirata qui al concessionario ABC Motors, adesso andiamo a provarla e vediamo che cosa dice. Abbassiamo la visiera giusto perché c'è un po' di ariete per poter parlare tranquillamente. Devo dire che per il momento il cambio è in burro, la moto molto leggera. L'altezza, sì, pensavo peggio sinceramente, pensavo di arrivarci malamente, invece devo dire che comunque in punta di piedi ci arrivo, quindi non c'è una grandissima differenza rispetto al multistrada. Arriviamo tranquillamente per terra, poi ci fermeremo e vi darò tutte le caratteristiche della moto, faremo un po' le riprese per vedere i particolari, i dettagli per quanto riguarda i pneumatici che monta questa moto. Adesso intanto la proviamo un attimo per capire come si comporta, com'è, troviamo qualche angolino da qualche parte. Intanto grazie ad Alberto, ci ha dato la moto per fare questo test, la proviamo. Adesso usciamo dal traffico, dal centro abitato di Sassari, la proviamo e vediamo come si comporta. Andiamo verso la Buddy Buddy.
Beh, devo dire che comunque nella curva quasi quasi mi ci trovo male, perché la moto è leggerissima, è proprio un giocattolino, proprio molto molto leggera, molto comoda. Abituato col multistrada che è un pochettino più pesante, e quando la butti giù si sente, questa proprio va giù, proprio scende, da una sensazione strana. Bisogna farci un po' l'abitudine, conoscere la moto, perché non so i suoi limiti, le sue caratteristiche. Abbiamo delle gomme delle Pirelli Scorpion Rally, quindi la versione enduristica, un pochettino tassellata per andare proprio sul fuoristrada. Dicono che si comportano abbastanza bene anche su asfalto, però io sono abituato con le gomme prettamente stradali, o perlomeno le Scorpion Trail 2, che sono una versione mista tra stradale e leggerissimo sterrato. Ha una posizione molto alta, ha un bel cruscotto bello grande, un bel display a colori bello chiaro, si vede molto bene anche con il sole avendolo alle spalle. Abbiamo l'indicazione della velocità, l'indicazione dei giri, abbiamo il contamarce, quindi sappiamo in che marcia siamo qui in basso sulla destra. Ci sono tante altre cosettine, l'orario in alto a sinistra, anche se segna le 12:34, sono all'incirca le 11, se non sbaglio forse 40, 45, qualcosa del genere. La temperatura esterna in questo momento segna 17 gradi, trip del fuel per la benzina, ti dice quanta ce n'è, dovrebbe essere forse piena? Boh, non lo so, non capisco quanto ce ne sia, 13 km, adesso poi cercheremo un attimino di giocare anche con il joystick per capire che cosa c'è. In questo momento siamo nella mappatura Explore, poi vi spiegherò che cos'ha la moto, lo vediamo con calma, perché devo scoprirla anche io, ancora non la conosco molto bene. Il cambio devo dire che è proprio un burro, molto leggero, in sesta come acceleri apre, la moto va, riprende subito per i suoi 80 cavalli, è un bel giocattolino. Che clacson, sembra quasi il clacson di un cartone animato, molto bip bip, molto semplice, la frizione è morbidissima, la moto si fa guidare tranquillamente, proprio molto soft. Sto cercando dov'è l'indicazione dei chilometri attuali, che non riesco a trovare. Allora vedo che c'è i fari, la spia della riserva, c'è da metterci benzina. 165 chilometri che ha la moto, potrebbe essere questo forse, sì, i chilometri totali, probabile. Sarebbe bello poter andare a provare la moto anche su sterrato, ma la vedo molto difficile, anche perché non vorrei poi eventualmente fare qualche danno strano, e quindi meglio evitare. Rimaniamo sull'asfalto, anche se questa moto nasce prettamente proprio per lo sterrato, ma vedo che si comporta bene, molto bene anche sull'asfalto. E devo dire comoda, la posizione di guida mi piace, è molto molto alta, col manubrio sollevato, quindi si riesce a stare comodi con la schiena abbastanza dritti. Io poi faccio un po' il confronto con il multistrada, che rimane molto più basso, questo è proprio, ti tiene dritto. Gli specchietti sono giusti, non sono tanto grandi, sono piccolini, ma penso che siano sufficienti. Devo dire che per i suoi 80 cavalli, moto abbastanza leggera, sono 209 kg in ordine di marcia, mentre il peso a secco, se non erro, è di 186 kg. Freno posteriore, per quanto la maggior parte delle moto non si usa molto, però devo dire che si sente frenando, prende abbastanza bene, è efficace, mentre l'anteriore è lo stesso. Ho provato a dare una bella frenata e non è male. Poi dopo, quando ci fermiamo, vi do tutte le caratteristiche della moto con tutti i suoi vari controlli. So che ne ha diversi, dal cruise control al freno motore, ABS, un po' di tutto, ma quello lo vediamo dopo. Adesso voglio un attimino concentrarmi sulla prova della moto per vedere
come si comporta. Me la voglio godere un attimino visto che ci siamo. Comunque, nonostante la sua altezza di 860 mm, quindi sono 86, quindi non, un'altezza abbastanza importante, però è una moto che devo dire anche per noi nanerottoli è abbastanza gestibile. Uno, perché ha comunque la sella molto stretta nella parte qua in mezzo alle gambe e quindi si riesce ad arrivare tranquillamente, ad arrivare a appoggiare i piedi a terra. Poi è molto comoda, gestibile. In piedi le gambe stanno molto bene perché hanno una buona posizione, non è grossa, non è fastidiosa, anzi, cioè si gestisce praticamente una figata. Senza mani va dritta, molto molto leggera, comoda, bella bella. Devo dire che non è male, un bel giocattolino. Andiamo a cercare un angolino dove fare le riprese. Sì, BB, buongiorno, permesso, scusate il disturbo. Adesso andiamo a guardare le caratteristiche di questo Touareg 660, che è un motore a pila due cilindri parallelo, fronte marcia a 4 tempi, raffreddamento a liquido, cilindrata 659, potenza massima all'albero 80 cavalli, alimentazione airbox compensatore frontale, due colpi farfallati, gestione ride by wire, avviamento elettrico, lubrificazione a carattere umido, cambio a 6 marce, funzione multidisco in bagno d'olio con sistema antisaltellamento, trasmissione secondaria a catena. Molto ampie e ottime le pedane per poter gestire con qualsiasi tipo di scarpa, mono ammortizzatore posteriore, mentre sull'anteriore possiamo notare che c'è una bella protezione radiatore già in plastica di serie. Monta un doppio disco flottante diametro 300 mm, pinze Brembo flottanti a doppio pistoncino. Anteriormente monta un cerchio a raggio 21, pneumatici Dubless misura 90-90. Anche sulla parte posteriore abbiamo dei freni a disco Brembo con singolo pistoncino, ABS multimappa. Abbiamo un cerchio a raggio 18 con pneumatici 150-70, sempre Pirelli Scorpion. Abbiamo un'ampia strumentazione a colori dalla quale si possono regolare tutti i vari settaggi. Abbiamo 4 reading mode, 2 fissi e 2 personalizzabili, un serbatoio con una capacità di 18 litri e 3 di riserva. Anteriormente abbiamo un faro molto particolare a LED, gestione elettronica suite APRC che comprende ATC, controllo di trazione, AEB freno motore, AM mappe motore, ACC cruise control. La Touareg ha un peso di 187 a secco e 204 kg in ordine di marcia e l'altezza sella 860 mm. Bene, abbiamo fatto qualche piccola ripresa con la moto, con il drone, abbiamo visto un po' le caratteristiche. Devo dire che in piedi veramente è comoda, cioè la gestisci molto molto bene in mezzo alle gambe, in prima come dell'accelerata si alza leggermente senza particolari problemi, molto 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 comoda in piedi, è una figata, devo dire molto 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 divertente.
Allora, devo dire che come moto è un'ottima sensazione di guida, molto 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 comoda, molto leggera, cioè non stai a preoccuparti, a pensare più di tanto al peso della moto, perché praticamente non lo senti. Molto gestibile sulla strada, si muove molto bene, è snella, una moto da enduro con delle gomme da enduro che però devo dire che anche sull'asfalto si comporta molto bene. Io sono veramente soddisfatto, non pensavo, immaginavo fosse un pochettino più ingombrante, un po' più grossa, un po' più pesante, un po' più impacciosa come moto, però devo dire che neanche uno non se ne rende conto. Praticamente potrebbe essere la mia alternativa come genere di moto, anche perché volevo prendere un qualcosina del genere per poter andare a fare magari qualche giretto su qualche serrato da qualche parte così, anche se poi materialmente alla fine adesso non si capisce più niente, stanno chiudendo un po' tutto, bloccando tutto, e quindi non sappiamo più cosa si potrà fare per quanto riguarda il fuoristrada. È piacevole da guidare proprio nel traffico, cioè la muovi, la giostri come un giocattolino, molto molto bella. La protezione del vento è molto buona, nonostante questo sia il cupolino piccolo. Un pochettino di rumore c'è, si sente camminando, però la protezione al corpo è molto buona, un pochino nel casco leggermente. Giustamente un po' di curve non te le vuoi fare qua per rientrare. Ebbene, stiamo arrivando qui da ABC Motors a Sassari per restituire la moto. Adesso vediamo un pochettino qua, bisognerà fare il giro. Intanto mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale GioFluBiker, mi trovate su YouTube, Instagram, e mi raccomando, se venite a Sassari venite a trovare qui ABC Motors, Alberto, molto molto gentile e disponibile. GioFluBiker vi saluta, un po' affamato sinceramente. Aprile attuale che 6,60. Santa.